Oltre un'ora di incontro con il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, per parlare degli istituti riuniti San Giovanni Battista, cosa è uscito fuori da questo incontro col primo cittadino? Diciamo che la riunione che abbiamo avuto è positiva, abbiamo buone speranze, adesso aspettiamo solo che anche la Regione e l'ASL faccia la sua parte. Comunque tutti si sono impegnati, Chieti è l'unica istituzione che è rimasta, poi tra parentesi è pubblica, e di conseguenza loro vogliono far mantenere aperti gli istituti. Adesso dobbiamo lavorare anche sulla Regione, che deve decidersi per la compartecipazione e per tutti i pagamenti che dobbiamo avere. Vogliamo un attimo parlare un po' delle problematiche degli istituti riuniti, quali sono i problemi? Si parla di stipendi, di contributi, ma voi siete soprattutto preoccupati per il futuro. Certo, noi siamo preoccupati per il futuro, perché a prescindere dagli stipendi non ci dimentichiamo che noi facciamo assistenza a persone anziane e portatori di handicap. Di conseguenza ci sono problemi anche per il pagamento dei fornitori, e la cosa è grave perché ci rimettono sempre le persone che non hanno nessuna colpa. Di conseguenza, se rientrano tutti i soldi che noi abbiamo, cioè tutti i crediti che noi vantiamo, riusciremo a mantenere questo istituto ed andare avanti. Nonostante ciò, i dipendenti che non percepiscono lo stipendio vengono a lavorare e assistono sempre amorevolmente gli assistiti che noi abbiamo.